Carovigno continua a contare le sue vittime, ultima in ordine di tempo il ragioniere Salvatore Laghezza, ex sindacalista ed ex consigliere comunale e padre di Pietro Laghezza, ex assessore della città dell'Ansegna. Salvatore, per gli amici Nino, era ricoverato presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi dallo scorso 16 marzo, dopo essere risultato positivo al Covid-19. È morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale brindisino all'età di 64 anni ed intanto diventa sempre più pressante la richiesta di interventi di supporto alla città di Carovigno, con l'ipotesi che la città brindisina possa essere gestita come zona rossa. Abbiamo ancora seri problemi, soprattutto da quando non riusciamo a capire chi tutte le persone che sono in isolamento domiciliare, in isolamento fiduciario, per i quali noi come avamposto e come sindaci non riusciamo ad intervenire quanto prima per risolvere le problematiche. Oggi, considerando anche la situazione che ci ritroviamo, una settimana fa, 10 giorni fa, io ho deciso di scrivere al Presidente della Regione e al Prefetto per chiedere delle misure più restrittive per la mia città. Ad oggi questa richiesta non ha avuto nessuna risposta e mi auguro che nei prossimi giorni si possa avere un supporto, quantomeno di uomini e mezzi, sia per supportare la Polizia Locale che la locale stazione dei Carabinieri, perché noi a Carovigno abbiamo un territorio vastissimo, ma gli uomini di cui disponiamo sono ancora troppo pochi.